Eccoci, eccoci, il Napoli sempre più primo in classifica, sempre più solo. Ne parliamo tra poco su Marte Sport Live, su Radio Marte. E allora, eccoci, partiamo, siamo pronti, amici sportivi, amici marziani all'ascolto. Buon pomeriggio, e che pomeriggio, che bel lunedì anche questo che ci regala il Napoli Spalletti. Saluti da Massimo D'Alessandro, anche da Tony Molaghi in regia. Abbracci a Raffaele Auriemma e Andrea Falco che vi hanno accompagnati in questa prima ora di informazione sportiva targata Radio Marte. Noi proseguiamo alla grande con Maurizio Pistocchi, già collegato. Caro Maurizio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Il Napoli vince la sua sesta partita consecutiva in campionato, da rimarcare che le ultime tre le ha vinte senza subire gol, segnando la bellezza di 10 gol. Napoli offre spettacolo, Osimhen sta confermando tutto quanto di buono che lui avevamo intuito nella passata stagione, Spalletti non si sottrae più di tanto, si sottrae il giusto, no, a ragionamenti tricolore che riguardano lui e la sua squadra. Beh, Spalletti fa giustamente il pompiere, perché il fuoco dell'eccessivo entusiasmo brucia spesso anche le legittime ambizioni. Il Napoli ha dimostrato in queste prime sei partite di essere competitivo, soprattutto ha dimostrato di avere un'organizzazione di gioco competitiva. Io quando vedo una partita cerco sempre di esaminare la prestazione con i suoi contenuti al di là di quello che è il risultato finale, no? Perché il risultato finale può variare per delle componenti che spesso sono imprevedibili, perché un pallone che va sul palo ed esce, un pallone che va sul palo ed entra, un errore del portiere, un'incertezza difensiva. Quello che vediamo nel Napoli di oggi è una squadra che ha un'identità molto forte, sta bene in campo, si difende con ordine, attacca con precisione, ha molti giocatori che stanno molto bene, che sono in grande condizione, e quindi nel complesso le indicazioni sono tutte positive, ma siamo appena all'inizio della sesta giornata. Certo, il Napoli non vinceva così tante partite consecutivamente dall'inizio del campionato, dalla famosa stagione 2017-18, e bisogna però continuare così. Adesso le prossime due partite di campionato sono due confronti che ci diranno ancora di più sulla consistenza di questo Napoli. Fiorentina e Torino sono due avversari molto molto tosti, quindi tra le altre cose, insomma, Firenze è un campo che è sempre stato ostico, perlomeno ha sempre creato difficoltà al Napoli. Quindi come diceva Benitez, andiamo avanti spalla a spalla. Esatto. Allora, paradossale, tu hai citato quella stagione 17-18 in cui il Napoli con Sarri in panchina partì fortissimo, 8 vittorie di fila, rione alla sorte. Quel Napoli fu fermato proprio da Spalletti, dall'Inter di Spalletti. Ma tornando alla partita di ieri, insomma, impressiona molti dati che riguardano gli azzurri. I tiri in porta del Cagliari, che ne dica Mazzari, uno soltanto concesso in 90 e passa minuti di gioco, ancora l'accuratezza dei passaggi su livelli altissimi, 93%. A proposito di futuro, senza che non li ho nemmeno richiesti, sono già arrivati diversi messaggi via WhatsApp per te, caro Maurizio, con delle domande. Ti chiede Joe per Pistocchi: domenica la Fiorentina arriverà all'incontro con una settimana di lavoro, non sarebbe utile mettere le riserve con lo Spartak? Ecco, già si parla di interpretazione della Coppa Europea. Che si fa a questo punto, Maurizio? Guarda, la domanda è molto interessante ed è la stessa cosa a cui pensavo proprio ieri sera. Allora, io parto da un presupposto, mi duole dirlo, ma è quello che penso.
io sono fondamentalmente convinto che al di là della Champions League le altre coppe siano più un peso che un vantaggio, anche perché giocare al giovedì ha sempre creato enormi problemi a tutti. Giochi al giovedì, una sera, la notte tra giovedì e venerdì spesso o ritorni dalle trasferte o fai fatica a riposare, il venerdì fai solo del fatigante e il sabato hai un giorno per preparare la partita. Insomma, con questo non voglio dire che abbia ragione Gio, però devo dire che a mio modo di vedere Spalletti dovrà fare un turnover molto efficace. Probabilmente le anticipazioni del turnover le abbiamo viste anche nei minuti finali della partita col Cagliari, no? Ma anche nelle precedenti partite abbiamo visto che Spalletti utilizza i cambi anche per dare respiro ai suoi e per creare delle alternative. A mio modo di vedere proseguirà su questa strada. Io personalmente dico, se dovessi io fare delle scelte, non escluderei la possibilità di fare un Napoli per la Champions, per la Coppa e un Napoli per il campionato, proprio per le motivazioni che ti ho appena spiegato. La partita del giovedì crea sempre enormi problemi. Senti Maurizio, tu esattamente una settimana fa, anzi meno, 6 giorni fa, la trasmissione Il Bello e il Calcio, tra l'altro Maurizio è in treno, sta appunto arrivando a Napoli per raggiungere poi gli studi Canale 8, stasera la diretta del Bello e il Calcio a cui partecipa ogni lunedì Maurizio Pistocchi, hai detto occhio perché il Napoli per carità può lottare per lo scudetto, ma ci sono almeno 2 squadre che sono meglio attrezzate per raggiungere questo traguardo per una serie di ragioni e le hai elencate. Dopo un turno di campionato, chiaramente resti della tua idea Inter, che è una partita rocambolesca e poteva finire anche meglio per la squadra di Inzaghi, francamente, che pareggia contro l'Atalanta, e il Milan che vince senza meritare tantissimo. Cioè, il tuo giudizio resta intatto? Io sono fondamentalmente convinto che la differenza in un campionato molto equilibrato come sarà quello di quest'anno la faranno gli allenatori. La faranno gli allenatori perché ci sono molte squadre con un organico forte. Io ho detto in sede di previsioni pre-campionato che a mio modo di vedere Milan, Inter hanno qualcosa in più degli altri dal punto di vista dell'organico, ma non dimenticherei la Juventus, perché ho visto la partita con la Sampdoria, al di là del fatto che sono stati anche un po' sfigati con gli infortuni di Morata e di Dybala, però la Juventus ha un organico tale che può permettersi di lasciare fuori dei nazionali e quindi l'organico è molto forte. Avevo detto anche in sede di previsione per campionato che Sarri avrebbe costruito una Lazio competitiva, è lì la Lazio, lì hanno vinto il derby, lì a 11 punti. Mi sembra però che finora quello che ha lavorato meglio, pur essendo arrivato da poco, nel tempo breve, perché Pioli è lì da più di 2 anni, sì, e Simone Inzaghi ha ereditato una squadra campione d'Italia, no? Certo. E sia stato proprio Spalletti. Spalletti ha dato già un'identità molto chiara al Napoli. Rimango del mio parere, cioè il Milan e Inter hanno qualcosa in più, però la differenza, ripeto, la faranno gli allenatori, e se Spalletti sarà più bravo di Inzaghi, di Allegri e di Pioli, il Napoli sarà competitivo per il titolo. Maurizio, sempre complimenti, buon lavoro stasera Il Bello del Calcio su Canale 8, ci sentiamo presto. Grazie. Ciao, grazie, buon viaggio naturalmente. Grazie a Maurizio Pistocchi. La pensate anche voi come Pistocchi? Sarebbe più giusto, preferibile, auspicabile un Napoli per il campionato e un Napoli, tra virgolette, Napoli 2 con un bel po' di turnover per l'impegno di Europa League di giovedì contro lo Spartak Mosca? Fatecelo sapere, come sempre, liberamente via WhatsApp e gratuitamente, ovviamente, al 339 666 9990. Noi tra poco proseguiamo la girandola ai nostri interlocutori ospiti con un signore che da queste parti ha vinto il primo scudetto. Stiamo parlando di mister Ottavio Bianchi. Ora la pubblicità su Marte. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Allora, il Napoli ha il secondo miglior attacco, 16 gol, soltanto l'Inter ha fatto meglio degli azzurri in questo avvio di stagione. Napoli che ha preso soltanto 2 gol, ha invece quindi la miglior difesa, meglio insomma al secondo posto dopo il Napoli, il Milan, l'Inter invece di gol ne ha presi 7. Impressiona però il Napoli per possesso palla, che è la prima in Italia, 61,4, più della Lazio di Sarri, seconda a 57,9. Dicevo, impressione il dato riguardante la precisione dei passaggi, che è un po' la spia che indica soprattutto la qualità dei passaggi e dunque degli interpreti, dei giocatori. Il Napoli è primo in Italia con il 90% di media in queste prime 6 giornate di campionato. Allora introduco il direttore di mnaples.it, Ciro Troise. Caro Ciro, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao, buongiorno. E sull'altra linea, come annunciato, è un gran piacere sempre ospitarlo qui su Marte, l'allenatore, il mister del primo scudetto, Ottavio Bianchi. Mister, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e grazie. La sorprende questo Napoli a punteggio pieno dopo queste prime 6 giornate di campionato? No, perché la società ha operato bene, ha mantenuto lo stesso organico, mentre le altre hanno dovuto cambiare, chi per questioni economiche, chi per questioni tecniche. Poi c'è stato quest'anno una stagione anomala per il Covid, per il dopo campionati europei, che sono sempre pericolosi, il dopo campionati sudamericani. Chi ha mantenuto lo stesso organico con un gioco già collaudato, più le nuove interpretazioni dell'allenatore di primo livello, è chiaro che sono una società è buona, i giocatori sono buoni, l'allenatore è buono, dell'entusiasmo della gente non c'è neanche da parlarne. Penso che sia abbastanza facile dire che per adesso la squadra, ma non lo dico solo io, lo avevano già detto in tanti, che la squadra una delle squadre emergenti, una delle squadre consolidate che potevano fare molto bene era il Napoli. D'altronde il Napoli sono parecchie stagioni che è lì nella zona alta della classifica. Ecco, ma a livello di comunicazione, secondo lei sta facendo bene Spalletti a non sottrarsi, no? Quando si parla di scudetto, per carità, l'obiettivo dichiarato di stagione è il piazzamento, giustamente il piazzamento Champions League, però quando gli è stato chiesto, ma già da una ventina di giorni a questa parte, di sogno tricolore, diciamo, ci siamo anche noi e adesso il Napoli non può tirarsi indietro visto il cammino che sta facendo in campionato. Cioè anche la comunicazione del suo allenatore la condivide? Ma io non lo so, perché non ho letto, non lo so, però non hanno comunicazione, è un dato di fatto. È un professionista di grossi livelli, sa la macchina che ha a disposizione, vede le altre, è estremamente competitivo, è inutile nascondersi. È giustissimo quello che dice, nel senso che è consapevole delle proprie forze, la trasmette alla squadra, la trasmette a tutti e i risultati ci sono. Senta mister, poi la lascio una domanda del collega Troise. In molti hanno paragonato l'acquisto last minute di Frank Anguissa a quello del Napoli dello scudetto di Ciccio Romano, il mercato cosiddetto di riparazione che arrivò addirittura alla Serie B, era l'uomo giusto al momento giusto per quel suo Napoli, fermo restando che sono epoche, squadre differenti, anche giocatori, ruolo se vogliamo anche un po' diverso, è un accostamento che ci sta. Anguissa è arrivato a Napoli proprio a colmare una lacuna che questo organico aveva, anche secondo lei? Questo non glielo so dire, perché io lì l'organico era già buono, ho messo dentro uno. Noi Ciccio Romano è stato veramente molto ma molto importante, perché proprio non avevamo alternative, non c'era un giocatore di ruolo, perché se n'era andato via Pecci e Ciccio Romano non ha fatto assolutamente sentire il salto di categoria, anzi è arrivato il mercoledì, la domenica ha giocato, non voglio perché
era un ragazzo estremamente intelligente sotto, fuori campo, in campo, e anche dotato di grandi qualità tecniche, non ha fatto, ci ha messo pochi giorni per inserirsi. Ciro Troise per mister Bianchi. Sì mister, ieri sentivo Ferrara che diceva che nel 1988, quando ci fu quella mazzata, la delusione dello scudetto perso col Milan, fu anche un motivo di carica per la stagione successiva, quella della Coppa UEFA. Non è la stessa cosa, però il Napoli ha vissuto il trauma di Napoli-Verona, della Champions sfumata all'ultimo istante, con anche tanta delusione in città. Le viene in mente un accostamento alle due vicende? Cosa ne pensi? Ma io non rispondo, non vado mai a dire quello che hanno detto gli altri. Se Ferrara ha detto così avrà le sue buone ragioni, io ho le mie idee, che possono essere uguali, differenti, che ne so io. Parliamo di cose concrete, di solito è preferibile non averle le mazzate, a dire la verità. Io preferirei non averle, poi dopo se hai una buona squadra, è chiaro che se devi risorgere, devi ricominciare, hai una carica decisamente superiore, però ce l'hai anche se vinci, perché le squadre abituate a vincere, il giorno che hanno vinto, il giorno dopo ricominciano a lavorare. Il problema è le squadre che non sono abituate a vincere, che poi si addormentano un pochino. Senta mister, l'ultima gliela faccio su Victor Osimhen. La entusiasma o cosa? È un giocatore giovane, estremamente interessante, e bisogna lasciarlo stare senza molta pressione, perché deve migliorare, migliorerà senz'altro tutti i giorni. E quando il giocatore si è così giovani in un ambiente molto ma molto particolare come Napoli, la cura migliore è quella di vederlo giocare, di aiutarlo nei momenti di difficoltà, e non esaltarsi molto nei momenti come adesso di grande valore. Però bisogna, come tutti i giocatori, specialmente in un posto molto entusiasta, bisogna dargli la possibilità di sbagliare senza grossi drammi. Mister, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie, buon pomeriggio. Ritorno al collega Ciro Troise. Abbiamo sentito il collega Pistocchi prima. Facevo chiaramente un ragionamento ampio circa gli impegni che attendono il Napoli di qui in avanti. Il Napoli capoliste a punteggio pieno, e lui diceva: tolta la Champions League, delle altre coppe europee, un pensiero, diciamo, non troppo positivo, per cui penserei a un Napoli 2 in vista degli impegni di Europa League, insomma, in considerazione anche dell'occasione che hai. A me l'Europa League è ridicola, te lo dico chiaramente, proprio è una cosa che non sopporto da anni, tanto è vero che prima in Italia togliamo questa convinzione, meglio è per tutti, perché altrimenti rimaniamo per 20 anni senza vincere una coppa, non 11 come ancora oggi. Poi dopodiché gli impegni sono tanti, è impossibile giocare sempre con gli stessi. Il Napoli ha una rosa abbastanza fornita, ieri c'erano Demme e Mertens appena rientrati, deve ancora tornare Gulam, che tra l'altro in lista UEFA non c'è, quindi ha la possibilità di gestire entrambi i fronti. Basta pensare che spinta ha dato la partita di Leicester a questa squadra, per capire che non è che puoi fare on e off, fai il campionato, no, anzi,
Anzi, allora innanzitutto invito ancora i nostri ascoltatori, esprimetevi su sta storia dell'Europa League, del impegno che il Napoli deve profondere già da giovedì contro la squadra di Mosca, al 339-666-9990. Tu citavi quella partita di Europa League contro il Leicester. Possiamo dividere secondo me in maniera netta, ma su questo, magari sull'Europa League, caro Ciro, non siamo d'accordo, però su questo sì, nel senso possiamo dividere questo percorso del Napoli in un prima e dopo Leicester, nel senso che le prime tre vittorie in campionato del Napoli erano, per carità, state innanzitutto meritate, però di un tenore diverso sotto il punto di vista proprio della qualità del gioco, della convinzione. Anche episodi negativi capitati in quelle tre partite, anche nel primo tempo all'Leicester, poi l'intervallo, e lì viene fuori un Napoli diverso che in Inghilterra doveva vincere, ha vinto poi 4-0 a Udine, ha vinto 4-0 a casa della Sampdoria, ieri 2-0 col Cagliari. E a questo proposito non so che partita ha visto Mazzarri da bordo campo, che partita ha voluto raccontare ai tifosi dei rossoblù, perché insomma le sue dichiarazioni ieri mi hanno lasciato così, ma non solo a me, un po' interdetto. Ciro? No, riguardo per me Leicester ha fatto in piccolo quello che fece al Napoli di Sarri a Madrid. Che il Napoli di Sarri, dopo la sconfitta di Madrid, però sconfitta doveva fare un gol al Bernabeu, rischi di fare il 3-2 con una squadra galattica. Cioè, aspetta, ho detto primo e secondo tempo di Leicester, in realtà il Napoli ha preso il secondo gol al 64esimo, quindi parliamo di ultimi 20 minuti più recupero travolgenti, diciamo, del no, Napoli in Inghilterra. Ma tutta la partita, perché ha commesso degli errori, cioè, il Napoli ha perso 6 palle nella propria metà campo, il Leicester 25, però di quelle 6 palle il Leicester 2 ha fatto diventare gol. Sì. E per questo rende l'idea della differenza enorme che c'è tra affrontare una squadra italiana e una squadra inglese oggi. Quindi ha dato grande fiducia quella partita lì. E qui, proprio per questo, avere una squadra che riesce a gestire il doppio impegno ti può aiutare anche in campionato. Poi ovviamente questo bisogna sapere guardare i momenti. Ad oggi è così, poi febbraio, marzo si vedrà a che punto sta la squadra sia in campionato che in Europa League, e si vede come gestirla. Ma è il momento di fare un passo in avanti su questa storia, perché sinceramente ha portato più danni che altro l'idea di fare troppi calcoli nella gestione, anche perché il Napoli, cioè, non ha questa bacheca strapiena di successi. Ma su questo si non può c'è permettere di fare lo snob, anzi ha vinto una sola volta in Europa, tu hai qualche anno più di me, ma soprattutto se parli con chiunque l'ha vissuta, è nei cuori di tutti, no? Quindi non c'è dubbio, fa capire anche che cosa può essere la Coppa UEFA, tra l'altro difficilissima contro avversari complicatissimi, e appunto infatti il Napoli in questo momento per ranking mi sembra sia la seconda in Europa League, soltanto il Lione. Sì, però io ti ricordo, caro Ciro, che nessuna squadra ha vinto l'Europa League, ha vinto anche il campionato, per cui questo anche insomma non è che esce all'Europa League vince il campionato sicuro, no, cioè, però è anche vero che l'Inter l'anno scorso uscendo da tutto poi ha cominciato con tranquillità a fare l'Inter, diciamo, per quello che era la qualità, diciamo, dei suoi interpreti, della sua squadra, e ha vinto il campionato. Vabbè, ne riparleremo, perché ho la pubblicità, caro Ciro, grazie. Rimando grazie i nostri ascoltatori chiaramente a mnaples.it per tutti gli approfondimenti. Ciro Troisi, anche collega del Corriere del Mezzogiorno, ciao Ciro, grazie. Grazie a voi. Allora Gianni scrive: se Malqui, Juan Jesus, Demme, Unas, Lusano ed Elmas non possono giocare contro lo Spartak Mosca, ottava nel suo campionato, allora mandiamoli alla Cremonese. E ancora ragazzi, non puntare anche all'Europa League, perché pensiamo di avere una rosa profonda in attacco e a centrocampo, ad esempio possiamo invertire i giocatori senza perdere qualità. L'unico dubbio dei cambi permane sui terzini e forse sui centrali difensivi. Questo è il pensiero di Fabio. Ancora l'Europa League, scrive Enzo, e un banco di prova per il campionato si deve onorare, un buon turnover. La squadra che farà un turnover in Europa League sarà
la squadra titolare durante la Coppa d'Africa, quando in Europa si riposerà. Per il 9 gennaio bisogna avere una squadra B affidabile in campionato. E poi quest'altro amico, Francesco Lapidario, scrive: la penso come Pistocchi, anzi per me sto torneo amatoriale come l'Europa League lo abolirei. Vabbè, amatoriale mi sembra un po' eccessivo, antisportivo francamente sì. E poi poi ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma rientro, c'è il maestro Antonio Corbo con noi in diretta. Non escludo anche l'apertura delle linee con Antonio Corbo, se con i tempi ce la facciamo. Saluto intanto Luciano De Santis, che ha preso posizione al di là del vetro a curare la regia di Marte Sport Live. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. E allora 38 minuti dopo le 13, Marte Sport Live, siamo anche in diretta su Radio Marte in TV al canale 655, oltre che in FM naturalmente. Massimo D'Alessandro in studio, c'è De Santis in regia, il vostro numero preferito di WhatsApp a disposizione è il 339-666-9990 e il maestro Corbo tra un attimo in diretta con noi. Allora, questa è un'informazione di servizio per Luciano, poi ascolteremo anche Luciano De Santis. E poi ascolteremo anche Luciano Spalletti, che un po' somiglia al nostro caro Spiritello, e le sue dichiarazioni a DAZN di ieri sera anche del capitano Lorenzo Insigne. Però, come detto, proviamo anche a aprire le linee col maestro Corbo. Allora, salutatori da Cave di Reni, ci scrive Massimo: tutti i giocatori che vanno in Africa, mandate il certificato medico domani al maestro Corbo. Si può fare? No, devono andare poi in Africa a giocare la Coppa d'Africa o la nazionale, perché è giusto così, è il Napoli che deve organizzarsi per rimediare a quelle che saranno tre assenze onestamente molto pesanti. Questo è oggettivo. Il maestro Corbo in diretta con noi. Caro Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato, grazie per aver risposto come sempre presenti alle nostre chiamate. Qui c'è una città che un po' sogna e un po' no, nel senso che un po' per scaramanzia, un po' perché cosciente che il campionato è appena cominciato, eccetera, evita di fare voli pindarici che insomma in altri tempi sarebbero stati all'ordine del giorno. Insomma, in questo devo dire che sarai d'accordo con me, è una... perché evidentemente la tifoseria diventa sempre più consapevole, esatto, della forza della squadra e matura. Non è il momento di sognare, di illudersi, ma è il momento di compiacersi. Si vede un Napoli sempre dominante, un Napoli attraente, un bel Napoli, soprattutto tranne anche il Napoli con i giocatori dell'anno scorso, e questo ti dimostra che l'anno scorso sono stati commessi degli errori molto gravi, sfociati poi nella partita flop del 23 maggio con il Verona. Ma quella è una pagina che va rimossa. Senti Antonio, ma non ci eravamo accordati, in tal senso lo facciamo live, già è accaduto qualche altra volta, possiamo prendere qualche telefonata di qualche ascoltatore che voglia interagire? Guarda, con te? Può farmi solo piacere. Ecco. Ci sono dei bravi tifosi. Ecco, ci sono, ne sono sicuro. 081-6363-63 il numero da chiamare per intervenire in diretta col maestro Antonio Corbo, che oggi su Repubblica Napoli scrive il suo commento e il titolo è: con lo strapotere fisico dominato un Cagliari senza attacco e ritmo. Ma che partita ha visto Mazzarri ieri? Non so se hai ascoltato, letto le sue dichiarazioni. Non dimenticare che Mazzarri, nella sua astuta semplicità, una volta per spiegare un risultato dell'Udinese disse: ma poi è cominciato a piovere. Era l'Inter, come la pioggia sì, avesse influito sulla sua squadra, sul Napoli e sul Cagliari. Ma sono delle è chiaro, lui è appena arrivato a Cagliari, ha trovato una squadra disastrata, una squadra che ieri ha giocato sotto ritmo, e quindi deve cercare di rianimare questa squadra. Io credo che ci vorrà un grosso lavoro da parte di Mazzarri per mettere in sicurezza il Cagliari. L'amico Peppe è il primo dei nostri ascoltatori che voglia interagire con te, ritengo ha voglia anche di chiederti qualcosa, è vero Peppe? Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno al direttore. Buongiorno.
Sento, no, io parlo delle dichiarazioni che ha fatto Mazzarri, ma lui ha fatto quella dichiarazione là perché è contento che non ha preso l'imbarcata, capito? No? Ecco perché la dichiarazione là. Anche, voglio chiedere una cosa al maestro Corbo, delle dichiarazioni che è sempre sui social, sempre perché il Napoli dà troppo fastidio quando va bene. Anche sconcerti, speriamo che dura, perché il Napoli deve andare a giocare a Firenze, lui è tifoso della Fiorentina. E anche il grande Arrigo Sacchi, speriamo il Napoli qua, il Napoli là. Noi diamo troppo fastidio quando andiamo forte, non c'è niente da fare. Godiamoci questo momento, beh, tranquilli, sì, per anche qualche tempo duro, e noi ce la lo sappiamo spiegare. Godiamoci questo momento e sempre forza grande Napoli. Saluti a lei e al direttore Scorsese. Se ciao, mi risponde, Peppe, lo ringrazio. Grazie Peppe, grazie. Io l'intervista di Sacchi non mi era certo sfuggito, l'ho notato, e come, perché sono i giornali che io leggo e che seguo con attenzione. L'intervista di Sacchi, che parlava anche della sfida Napoli-Milan di 30 anni fa, mi ha molto sorpreso e non mi ha divertito, perché a un certo punto lui sostiene quella che è la storia della sua vita, la sua opinione. Lui alla fine voleva dimostrare che il Milan aveva battuto il Napoli, e quindi lui, che aveva giocato contro il più grande calciatore di tutti i tempi, è riuscito a vincere perché prevale il gioco, quindi il suo gioco, sul più grande campione. Questa è una sua teoria. Io credo che la verità sia proprio a metà strada. L'Argentina ha vinto il titolo mondiale nell'86 con Maradona, e soprattutto perché un allenatore gli ha messo intorno 8 disoccupati pronti a sacrificarsi, a giocare bene, ed è stato un trionfo. L'amico Fabio adesso in diretta con noi. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, alla radio, al dottor Corbo. Ciao, e agli ascoltatori. Io volevo chiedere al dottor Corbo questo. Cioè, io ho letto l'editoriale in cui lui dice che Spalletti non può più nascondersi. Io mi chiedo, e volevo chiedere al dottor Corbo, secondo lei in che cosa il Napoli è ancora migliorabile? Nel senso che dalle partite sembrerebbe che la squadra non abbia raggiunto l'apice delle prestazioni, ma ci sia ancora qualcosa che può fare? E questa è la domanda che volevo ricordare. Benissimo, grazie Fabio. Io grazie per aver chiamato. Il Napoli in questo momento sia perfettamente in linea con un campionato che può concludersi con una vittoria, un risultato importante, perché quelli che vincono il campionato o che arrivano al secondo, terzo posto, non si esprimono sempre al massimo. Io credo che il Napoli con 6 vittorie su 6 abbia dato già moltissimo e sia una garanzia di affidabilità, quindi non chiederei l'impossibile. Allora, prendiamo un'ultima telefonata. Antonio, se sei d'accordo, prima di salutarti e ringraziarti naturalmente, sentiamo proprio un ultimo ascoltatore che si chiama come? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Ciao Massimo, sono Gennaro da Milano. Buongiorno Gennaro da Milano, eccoci. Vabbè, volevo rivolgerti una domanda al maestro Corbo, ti ascolto. Sì, vabbè. Direttore Corbo, volevo sapere da lei, perché io forse sono ignorante in materia, cosa vuol dire il campionato di ritorno asimmetrico? Solo questo, e forza Napoli, e spero che i criticoni e i rosiconi siano a posto loro. Bene così, grazie, ciao Gennaro. Ti piace la novità la novità del calendario asimmetrico? Ti chiede che ne pensi tu quest'anno? Sono un po' con degli impegni sfalsati, sì, probabilmente. Sì. No, e io non ti so dire, io ti posso dire che comunque il Napoli è seguito con grande simpatia e violo un segreto per dimostrare a chi ci ascolta, mi sembra che ci siano molti di voi del Napoli, quanto il Napoli in questo momento sia seguito e faccia notizia. Mi ha chiamato stamattina Jacopo Volpi, che è il conduttore della Domenica Sportiva, e mi ha parlato della trasmissione di ieri alla quale io ho partecipato. A cui hai partecipato, ti abbiamo seguito. E mi ha detto, guarda che siamo andati fortissimo con gli ascolti, cioè
della trasmissione è stata centrata ieri soprattutto sul Napoli, che ha giocato, non ha giocato certo con l'Inter, con la Juventus, con il Milan, ha giocato con il Cagliari, che è una squadra diciamo di rispettabile, certo, ma di seconda fila, eppure ha contribuito il discorso, il tema Napoli, a elevare gli ascolti. Quindi dice che il Napoli si incuriosisce, attrae moltissimo anche fuori da Napoli, perché ha degli ascolti nazionali. Quindi il Napoli che vince con tanta rispettabile autorevolezza, è un Napoli che piace, è un Napoli senza ombre, senza misteri, con lo strapotere fisico di alcuni suoi giocatori, Osimhen innanzitutto. Quindi andiamo avanti, e ci metto pure io, senza pensare a ombre o ad altro. Va tutto bene e mi pare che ci sia una massima regolarità in questo campionato. Anche gli errori della VAR sono ben distribuiti e quindi non creano sospetti. Senti Antonio, un'ultima cosa: hai ascoltato, letto le dichiarazioni di Laurentiis a proposito di DAZN? No, allora te le faccio ascoltare, sono 30 secondi del presidente del Napoli su DAZN, e vorrei che tu le commentassi. Sentiamo De Laurentiis. Allora, poiché siamo sempre noi italiani in ritardo su tutto, no? Io mi sono battuto per andare su DAZN facendo incazzare tutti i miei colleghi. Perché? Perché ho detto: ragazzi, è vero che noi andremo in sofferenza, vedremo male, salteranno i colleghi, però poiché noi, grazie a signor Berlusconi, non abbiamo sviluppato la broadband come è stata sviluppata negli altri paesi europei, siamo indietro. Se noi non cominciamo adesso e continuiamo ad andare sul satellite tramite Sky, fra 3 anni ricominceremo da capo. Invece, perché abbiamo un uomo intelligente come Draghi, che a queste cose ci tiene, e ci abbiamo Colao, che è un altro che ci capisce, approfittiamo di questo momento per stimolarli e far implementare il circuito, affinché poi si possa essere competitivi come negli altri paesi europei. Antonio Corbo, il tuo commento al presidente De Laurentiis, perché sono molti tifosi arrabbiati, parole, come sai. Bene, proscena. La verità è questa, che De Laurentiis doveva essere il primo a reagire con grande energia ai disservizi di DAZN. Il fatto che lui si sia battuto per DAZN, io considero un incidente di percorso da parte sua e di chi ha accettato sempre queste innovazioni. Queste situazioni commerciali che vanno sempre, guarda un po', a danno e a scapito dei tifosi, degli utenti, e questa è la storia vera. Ci voleva, io consiglio al presidente del Napoli, che in questo momento gode giustamente di simpatia, di meritato riconoscimento, se continuano i servizi di DAZN, di prendere le difese degli utenti e dire: il mio Napoli non può essere stritolato, messo nel tritacarne di una emittente che non si rivela all'altezza. Antonio, grazie, un abbraccio veramente con tanto affetto, grazie per la sempre squisita disponibilità ai nostri confronti. Insomma, l'avete sentito, De Laurentiis, problema di broadband, banda larga, che persiste in Italia, e adesso DAZN è la questione. Cessione a DAZN di tutti i diritti possibili e immaginabili devono fungere da stimolo per migliorare la broadband, e chi se ne frega se i tifosi che pagano, quindi non a gratis, che pagano le partite, le vedono male, in ritardo, e alcune volte non le vedono affatto. Ci fermiamo la pubblicità e poi le ultime da sul Napoli, che però oggi riposa, quindi stavo per dire a Castelvolturno con Pasquale Tina. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Allora, eccoci tornati in diretta, ultima curva di Marte Sport Live di oggi. Vi ricordo la fascia serale 19:20. Pasquale Tina. Massimo, buon pomeriggio. Ecco, a chi ci ascolta. Ecco, siamo tutti un po' più allegri, anche Pimpanti. Se oggi è giornata, diciamo, di inizio autunno tipica, però il Napoli ieri ha fatto quello che ci aspettavamo.
Come? Autunno, che cos'è l'autunno? Beh, effettivamente, allora, ieri un caldo pazzesco, tutti al mare, la sera però tutti quanti davanti alla TV a seguire il Napoli senza stop e senza rotelline che girano, quelli che hanno comprato il biglietto per lo stadio, tu eri allo stadio, ecco, mi parli, prima ti chiedo chiaramente le ultime, eccetera, mi parli dell'atmosfera all'interno del Maradona di ieri, perché anche questo è stato tema di dibattito. Il tifo che secondo molti non è più quello di una volta, la presenza è quella che è, il 50% massimo può essere rispetto. Allora ti faccio una premessa personale, dopo un anno e mezzo di silenzio, perché io sono ritornato allo stadio per lavoro, la prima partita insomma della ripresa dopo lo stop del primo lockdown, ricordo che era Napoli-Inter, la semifinale di Coppa Italia, avere la gente già è qualcosa, nel senso che stiamo ritrovando insomma delle sensazioni, delle emozioni che prima avevamo smarrito. Se mi parli, come dire, di tifo organizzato da parte delle curve, in questo momento non c'è, anche perché gli ultras non stanno entrando e quindi è più, come dire, una manifestazione spontanea che può arrivare dalla curva, dalla tribuna o dai distinti, ma cori ci sono stati però ieri, perché poi è partito un giorno all'improvviso, ci sono stati cori per Osimhen, ci sono stati cori per il capitano, però come dire, più ecco, molti parlano come ad esempio l'amico Giulio, parlano di un tifo da partita del cuore, con un'accezione molto negativa, però evidentemente secondo alcuni. Capisco, perché c'è un dibattito in atto a Napoli molto, molto forte, manca insomma, come dire, quella cadenza del tifo organizzato, però ripeto, per uno che ha frequentato gli stadi per un anno e mezzo nel silenzio assoluto, non passa inosservato. Meglio la partita del cuore che niente, certo. Non passa inosservato insomma il tifo di ieri, insomma, di ascoltare dopo tre anni un giorno all'improvviso, comunque ha fatto effetto, personalmente mi ha fatto effetto, però è chiaro che non è magari il tifo organizzato quando nelle curve ci sono gli ultras che non stanno entrando. Allora, recupero degli infortunati, ti chiedo di Ghoulam, detto che rivedere ieri Demme in campo per me è stato veramente un grandissimo piacere, un giocatore del quale stravedo, ma soprattutto è quello che conta, un giocatore che potrà dare un supporto a questo Napoli lanciatissimo in vetta alla classifica, davvero fondamentale. Guarda, Massimo, Ghoulam ne ha parlato Spalletti, ha detto se tutto va bene la prossima partita lo portiamo. Ovviamente non si poteva riferire alla partita di giovedì, perché Ghoulam non è in lista UEFA, ma alla partita di domenica contro la Fiorentina, l'ultima insomma che chiude questo ciclo prima della sosta. Per quanto riguarda Lobotka, tornerà dopo la sosta, Lobotka non è ancora rientrato dall'infortunio, dall'allungazione al bicipite femorale che ha accusato in nazionale, quindi diciamo tutto questo ciclo lo ha saltato tutto. Demme e Mertens sono a disposizione, credo che si debba andare insomma con un minutaggio che dovrà aumentare partita dopo partita. Demme ha giocato soltanto 3 minuti, Mertens non è proprio entrato, magari con lo Spartak Mosca potrebbero insomma entrambi aumentare un pochino il minutaggio. Mi auguro che Mertens resti a Castelvolturno durante la sosta, non venga convocato dal Belgio, in modo da poter, come dire, rifinire la condizione in queste 2 settimane. Demme non credo che sarà convocato, Ghoulam neanche, quindi con la sosta, anche Lobotka ovviamente perché è infortunato, con la sosta li rimetti tutto a posto e quindi quando riprende il campionato avrà insomma tutti a disposizione, che per Spalletti è un aspetto molto importante, soprattutto a centrocampo, visto che Anghissa e Fabian hanno tirato la corda e probabilmente dovranno farlo anche sia giovedì sia domenica, a meno che Demme non aumenti un po' il minutaggio e quindi gli conceda un po' di riposo, però Demme già titolare sinceramente non lo vedo, perché è troppo presto. Oggi Raffaele Orime e Andrea Falco hanno sentito, perché il nostro opinionista del lunedì mattina, Salvatore Bagni. Però Salvatore, venerdì scorso, quindi prima di quest'ultima prestazione col Cagliari, gol e assist, disse venerdì scorso, quindi pochi giorni fa, che a suo avviso il Napoli avrebbe rivenduto, poi un giorno speriamo molto lontano, Osimhen al doppio del valore con cui è stato acquistato. Oggi quanto vale uno come Osimhen secondo te? Considera che lui è stato pagato tanto, considerando i
anche i giocatori che sono stati inseriti nella trattativa. Adesso io non credo che costi meno di 60 milioni di euro. Non ma ci siamo alla termine del campionato, secondo me può aumentare ancora la valutazione. Evidentemente. Pasquale, grazie, ci sentiamo stasera. Massimo, domani riprende gli allenamenti il Napoli, oggi giornata di riposo. Giovedì in Europa League credo ci sarà più turnover, perché l'ho annunciato anche Spalletti ieri sera in conferenza stampa. Grazie, grazie a Pasquale Tina. Grazie a voi tutti per l'attenzione. A Luciano De Santis, con Molaga, che hanno curato la parte tecnica. Vi lascio con Very Good. Restate sintonizzati su Marte, dove torneremo a parlare di calcio, di sport, di Napoli ovviamente, dalle 19. Da parte di Massimo D'Alessandro è tutto.